capitolo sui grassi che non possiamo dimenticare è la margarina. La margarina che a livello di margarina da tavola in Italia non ha molto funzionato, i consumi sono sempre stati, diciamo, minimali. Ma a livello industriale invece ancora oggi c'è una grossa produzione. Cos'è una margarina? È un'emulsione di un olio con acqua. Di solito è stabilizzata con degli emulsionanti. Nell'acqua ci può essere anche del latte intero, latte magro, latte o anche del siero. La fase latte si può anche fare fermentare. In Italia si usa poco, ma all'estero sì. Tale per cui questa fermentazione porta a un sapore molto molto simile, uguale al burro, eh? Perché si forma una serie di composti aromatici come il diacetile, l'acetilmetilcarbinolo, l'acido lattico, che sono tipici del taste, del gusto del burro. Dal punto di vista tecnologico della conservazione, critica è la dimensione delle goccioline d'acqua, perché più sono piccole e più il prodotto è stabile. Noi vorremmo avere delle gocce sotto i 3 micron, perché? Perché sotto i 3 micron non c'è, i batteri non vivono nel grasso, vivono nell'acqua, ma sotto 3 micron non c'è lo spazio vitale, per potersi riprodurre. Noi diciamo sotto 3 micron, ma in realtà le particelle che noi riusciamo a fare di solito sono sui 10-20 micron. Nella fase ovviamente continua, c'è cioè una fase grassa, noi abbiamo anche dell'olio in forma liquida, non è tutto solido, attenzione, perché noi quando vediamo un solido pensiamo che sia tutto solido, no, nel grasso qualsiasi sia ci sono delle goccioline di olio, quindi ci sono delle goccioline d'olio, goccioline d'acqua e anche delle bollicine d'acqua. Quindi attenzione che se lo guardiamo al microscopio vediamo esattamente questo stato di diverse sostanze, acqua, olio, aria e poi la fase continua, diciamo, che è il grasso. Quanto grasso c'è nella margarina? La legge dice non inferiore all'80% e non superiore al 98%. Quindi se io prendo un grasso anidro, gli aggiungo 2% d'acqua e mi faccio la torta, invece di chiamare grasso posso scrivere margarina. Perché non c'è una specifica che dice che devo mescolarla e formare eccetera eccetera. Io ho usato del grasso e una quantità minima del 2%, se di più meglio. Poi c'è una margarina a ridotto tenuto di grassi, siccome ovviamente questo mondo va verso un innalzamento del peso medio delle persone, si cerca di dare dei prodotti, offrire dei prodotti con un minore contenuto di grassi, per cui la legge ha messo questa margarina a ridotto contenuto, che è il minimo 60, massimo 62, e quella a basso tenore di grassi tra 40 e 42. In realtà non è che hanno avuto un grosso successo, perché basta usarne la metà e usate la margarina normale, no? Quindi qualcosa c'è sul mercato, ma non è certo un successo. La margarina deve avere un certo acidità, però per legge c'è un valore massimo. Una volta si dovevano aggiungere anche dei rilevatori, ad esempio la fecola di patate che con una goccia di iodio diventava blu, questo per facilitare ovviamente l'analisi, ma oggi sono analisi superate e quindi da altri tipi di analisi più sofisticate. Che materie prime noi possiamo utilizzare? Noi possiamo usare il monoseme, quindi possiamo fare la margarina di mais, di arachidi, di girasole, oppure miste, quindi metterli del Parma, del Cocco, del Palmisto, quello che volete voi, anche il vinacciolo. Oppure usare degli animali, quindi il sego, oppure
oppure altri grassi, oppure ovviamente gli animali, di animali marini. Una volta le margarine contenevano sempre un po' di grassi di pesce perché hanno tante molecole diverse e quindi riuscivano a ottenere una struttura molto più con un'areologia particolare, diciamo, erano molto plastiche. Oggi i grassi animali non li vuole nessuno e quindi difficilmente si ritrovano. Quindi lo schema di produzione è da una parte unite gli oli grassi ad eventuali ingredienti liposolubili, se volete aggiungere dei coloranti come dei carotenoidi, se volete aggiungere degli aromi liposolubili, dall'altra parte l'acqua, eventualmente latte, ma deve essere pastorizzato se usate quello, e poi si forma un'emulsione, cioè una miscelazione che passa alla pastorizzazione, alla cristallizzazione e poi al confezionamento vero e proprio. La fase clou sono gli scambiatori di calore, dove una fase, diciamo, liquida diventa solida. Questo viene attraverso questi scambiatori a superficie raschiata, perché la viscosità è molto elevata, quindi gli scambiatori di calore ne abbiamo di diverso tipo, ma non sono indicati per questo tipo di prodotto. Sono esattamente le stesse macchine che noi usiamo per produrre i gelati. Nel tempo di residenza in questo tubo dove viene raschiato sulla superficie alla distanza di 2-3 mm il nostro prodotto, nel giro di pochi secondi, 10 secondi, il prodotto diventa da liquido, passa allo stato solido. Di margarine ne abbiamo 50 tipi. Se vedete il contenuto di solidi, no, rispetto alle diverse temperature, vedete che possiamo avere delle margarine con tanti acidi polinsaturi perché vogliamo ad esempio mettere tanto olio d'oliva come la margarina indicata D, o altre margarine che devono andare in Africa dove invece devono essere molto solidi come il caso E o F. Quindi, se scendiamo le margarine più dure, più solide, le usiamo per la sfoglia, poi le usiamo per i prodotti laminati come il croissant, poi abbiamo la pasta frolle, le margarine più morde sono quelle che servono nelle creme. Queste sono le quattro tipi di margarine classiche che si usano nella pasticceria, che non si vede a livello di consumatore finale, ma vanno sia a livello artigianale che a livello industriale nei prodotti di pasticceria. Un altro punto da ricordare, che è complicato qualche volta nella sua esecuzione, è che le molecole dei grassi possono solidificare in forme cristalline diverse, in base soprattutto alla velocità di raffreddamento. Quindi, come vedete, c'è una forma magari beta primo, che è quella che molti desiderano per certe lavorazioni, ma che necessita dei tempi lunghissimi di raffreddamento. Quindi, noi vorremmo avere sempre il beta primo perché è quello che dà una grana molto sottile, cioè è quello molto fine, è quella ideale per le margarine. Mentre quello che noi non vogliamo è la sensazione della sabbiosità, deve essere un materiale molto, molto plastico. Per questo diciamo che il raggiungimento della forma ottimale non è fatta con il raschiatore, dove si passa allo stato solido, ma sono necessari 2 o 3 giorni di condizionamento a una temperatura controllata, diciamo 10-15 gradi, e durante questo tempo ovviamente il prodotto non deve subire degli shock termici. In tal modo la cristallizzazione va avanti e si raggiunge quella, diciamo, valore per noi, da noi considerato ottimale.
velocità di trasformazione, abbiamo detto, di alfa, beta, beta primo, che sono tre forme che derivano da cristallizzazione più o meno lente, sono legate anche al grado di eterogenicità del profilo acidico. Più eterogeneo e più il prodotto è plastico. E ovviamente alcuni acidi, alcuni grassi tendono ad andare verso una forma beta primo e altre verso la forma beta. Quindi abbiamo detto, noi dobbiamo andare su una forma beta prima che avviene attraverso una velocità di raffreddamento molto lenta, e questo già a livello industriale ci costa una follia. E diciamo, tutti gli impianti moderni sono andati un po' nella direzione opposta. E poi dobbiamo ricordarci che la tendenza ad andare verso la beta, che è quella della sabbiosità, piuttosto che la beta prima, che è quella della plasticità, dipende dal contenuto degli oli. Quindi buono per la beta prima per formare la spalmabilità è l'olio di palma. Se voi per fare la famosa crema da spalmare al cacao fatta in quel di Alba, non usate il palma e usate l'arachide, si può fare, sì, però uno sarà più plastico dell'altro perché il palma tende ad andare verso questa forma beta primo e l'arachide verso una forma beta, come ugualmente fa il burro di cacao. Quindi sul mercato ci sono altre diciamo creme di cacao più ricche di burro di cacao, quindi apparentemente con un maggior valore commerciale, ma che in realtà presentano una struttura inferiore a quella del palma, proprio per questa forma che il burro di cacao tende alla forma beta e il palma al beta primo. Quindi quali sono i criteri di scelta di un grasso? Beh, innanzitutto noi dobbiamo vedere il nostro utilizzo, quindi dobbiamo trovare una composizione di acidi grassi, trigliceridi e di cristallizzazione che ci serve per il nostro prodotto. Come abbiamo detto, se vogliamo una spalmabilità è meglio, è preferibile fare il palma piuttosto che l'arachide o il burro di cacao. Caratteristiche aromatiche. Beh, il burro, quello che dà il burro, non lo dà nessun altro grasso e nessun altro aroma. Il burro di cacao lo stesso, l'olio di sesamo uguale. Non c'è l'aroma che rende un olio uguale all'olio di sesamo. Ci assomiglia, ma non è uguale. Poi c'è nella scelta di un grasso dobbiamo pensare al grado di insaturazione, perché se noi vogliamo avere un prodotto molto stabile dovremo andare su un grado di insaturazione minore, magari aggiungere degli antiossidanti naturali o appunto un'aggiunta vera e propria. Parole povere, l'olio d'oliva vergine è molto più stabile dell'olio, dello struto, dell'olio di sesamo. C'è poi ovviamente due altre cose da guardare: il valore nutrizionale. Se uno vuol fare una margarina ovviamente dietetica, ovviamente toglierà i grassi animali perché hanno il colesterolo, userà dei grassi con un grado di insaturazione magari elevato, perché è chiaro che noi dovremmo mangiare meno grassi saturi e più insaturi, cercando però di ovviamente salvaguardarsi dal rischio dell'ossidazione. E poi l'ultimo, che non è indifferente, il prezzo del prodotto. Non pensate che il mondo vada avanti per tante altre cose, va avanti anche perché il lato economico viene sempre guardato in un'azienda. Quindi si fa presto a dire metti il mais al posto del girasole, peccato che lui costa una volta e 30 in più. Mettiamo dell'arachide, ma quello costa due volte in più, quindi il prezzo ha una sua importanza. Quindi il discorso della stabilità è
oggi come oggi che abbiamo tolto il palma, quello, diciamo, il problema più scottante, dobbiamo cercare di avere dei grassi un pochino più saturi e ovviamente bisogna cercare di vedere cosa usare per evitare la formazione, ad esempio, di sapori strani nella frittura, e questo è un grosso problema. Comunque, a livello di stabilità, noi abbiamo a livello di oli che il prodotto più stabile è sicuramente l'olio extravergine d'oliva, poi sotto abbiamo girasole e arachide. Poi sotto, attenzione, più a rischio, la soia e la colza, e sotto ancora, più a rischio ancora, ovviamente i grassi e gli oli di pesce. Quando comprate un grasso dovete dare degli standard. Gli standard sono dati dal grado di ossidazione, quindi chiedete massimo un 1000 equivalente per chilo di perossidi. Fissate un'acidità massima, ma di solito quella c'è. Di solito si fissa una quantità di fosforo che è legata alla capacità di raffinare bene il prodotto. Se c'è poco fosforo vuol dire che avete raffinato bene. E poi, ovviamente, secondo il prodotto che voi volete utilizzare, fisserete dei gradi, dei tempi del rancima, dei tempi di induzione del rancima e poi un profilo solido e liquido. Un indice solido liquido in funzione della composizione che voi volete per il vostro prodotto. Come si fa a conservare un grasso allo stato liquido? Beh, noi diciamo sempre lo dobbiamo tenere a 5 gradi sopra il suo punto di fusione, per il minor tempo possibile. Ovviamente il serbatoio non deve essere di ferro, ma di acciaio inossidabile, e sopra, sulla testa, viene fatto un polmone di azoto per evitare le ossidazioni. Quindi, gli usi più comuni dei grassi dove sono? In cucina, in gastronomia, nei condimenti, le fritture, usiamo a livello artigianale burro e margarine qualvolta. Nei prodotti da forno abbiamo tante margarine che ci servono anche per inglobare l'aria nel caso delle torte. Nelle creme grasse, qui interviene un'altra cosa, quindi dove non c'è la presenza di acqua si può usare il palmisto e il cocco che danno un senso di freschezza, e nel cioccolato ovviamente abbiamo solo il burro di cacao e i suoi sostituti. Quindi dobbiamo stare attenti quando compriamo un grasso e perché lo prendiamo. Noi compriamo il burro per il suo profilo aromatico, perché è buono. E poi anche perché incorpora l'aria nelle torte. La margarina perché lo usiamo essenzialmente per un problema di prezzo. Gli shortening perché ci servono perché a livello industriale non spostiamo la margarina che ha il 20% d'acqua, ma usiamo dei grassi aridi. Queste sono le tre funzioni. Volevo ricordarvi che talvolta abbiamo un deterioramento dell'aroma con la presenza di off flavor, perché spesso in questi grassi abbiamo delle lipasi. Queste lipasi che possono attaccare ovviamente all'interno dei prodotti, i grassi stessi, e formare questi off flavor.